Ciao amici e bentornati. Voi sapete che io adoro preparare piatti in vasocottura. Lo trovo un metodo di cottura molto rapido, semplice e sano soprattutto. Proprio a questo suo aspetto salubre voglio unire oggi il legume della pasta Moro. Legume è un mix di lenticchie rosse e grano saraceno lavorati sotto forma di piccoli chicchi di riso che oggi vi andrò a presentare abbinati a delle verdure. Non aggiungeremo fonte proteica animale perché già le lenticchie rosse sono un'ottima fonte proteica. Il grano saraceno unirà ulteriori fibre a quelle che già le verdure fresche ci regaleranno. Bene, iniziamo andando a tritare la cipolla. Andiamo a prenderci un goccino di olio extravergine di oliva e ne mettiamo circa un cucchiaio in ogni vasetto. Andiamo a distribuire un po' di cipolla da una parte e un po' di cipolla dall'altra. Non vi preoccupate se vi sembra tanta, perché poi in cottura diventa dolce e ci aiuta. Mettiamo un pizzico di sale e, segreto, un mezzo cucchiaino di ras el hanouk. È quella miscela marocchina buonissima della quale vi ho già parlato in altri video. Se non avete il ras el hanouk, potete utilizzare anche un po' di curry. Mettetelo, datemi retta. Andiamo a mescolare velocemente e mettiamoli così come sono, senza coperchio, per un paio di minuti al microonde. Mentre le nostre cipolle stanno rosolando, prendiamo una carota, non troppo grossa. Se volete potete sbucciarla, io lascio la buccia alle carote perché è comunque una fonte di fibre. Le ho lavate. Dobbiamo tagliarle a dadini. Vedete, i dadini sono piuttosto piccoli. Recuperiamo i nostri vasetti e andiamo ad aggiungere carote. Prendiamo 3 pomodorini ciliegia, questi sono piuttosto grossini, e li tagliamo a filetti. Mezzo pomodoro di qua e mezzo di qua. Ora prendiamo una zucchina, queste sono piuttosto grosse quindi farò solo un terzo. Bene, ora abbiamo messo le verdure dentro i nostri vasetti, andiamo a prenderci il legume. Questa quantità sono 60 grammi, quindi l'avevo già pesata prima. E andiamo ad aggiungere 100 g di acqua per ogni vasetto. I nostri amici coperchi con le loro belle guarnizioni. Ecco amici, ogni tanto controllate che le guarnizioni siano ancora integre perché con il tempo si usurano, diventano non sicure. Muoviamo delicatamente. E ora andiamo in cottura a 800 watt per 6 minuti. Ci vediamo tra un attimino. Eccoci qua con i nostri vasetti. Trascorsi i 6 minuti ho spento il microonde e li ho lasciati riposare per altri 20 minuti chiusi tranquilli nel microonde. Adesso si sono leggermente intiepiditi. Andiamo a togliere il sottovuoto e a sganciare, così ne assaggiamo uno. Il profumo è delizioso, perché il ras el hanouk ha veramente un aroma che con le verdure e i cereali si sposa benissimo. Mescoliamo. Devo dire che questo riso fatto di grano saraceno e lenticchie rosse è davvero simpatico. Vedete com'è bello cremoso? E perché non potete sentire il profumo, ragazzi? Perché vi assicuro che è qualcosa di strepitoso. E adesso andiamo all'assaggio. È incredibile. Buonissimo. Veramente buono buono. Che dire amici, legume di pasta Moro ha superato la prova, un valido aiuto in cucina per qualcosa di sano e leggero. Semplice, no? Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale e clicca mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao.